La lezione sarà divisa in due parti. Nella prima parte discuteremo diffusamente il criterio di rottura di Coulomb, nella seconda parte invece analizzeremo il comportamento meccanico delle sabbie applicando ai risultati sperimentali i concetti acquisiti nel corso della prima parte. Prima di entrare comunque nel vivo della discussione del criterio di rottura, giova fare alcune premesse. Innanzitutto, giova osservare come l'interpretazione di una prova sperimentale comporti sempre l'assunzione di un modello di riferimento. Talora noi facciamo questa assunzione in maniera tacita, senza dichiararlo esplicitamente, ma è estremamente importante avere in mente un quadro concettuale di riferimento, perché in assenza di questo quadro concettuale la descrizione dei risultati di una prova sperimentale rischia di essere ridotta ad una mera successione di eventi, caratterizzata ad esempio da frammentarietà, e l'analisi di questi risultati si tradurrebbe per l'allievo in uno studio mnemonico e di conseguenza infruttuoso. Per questo motivo, nel corso di questa lezione, noi faremo riferimento ad un quadro concettuale che è quello costituito dalla teoria dello stato critico, considerata la rilevanza di questa teoria sia sul piano formativo sia sul piano metodologico e l'importanza che ormai ha acquisito questa teoria nella didattica della meccanica delle terre. Si tratta di una teoria che è stata messa a punto dai ricercatori dell'Università di Cambridge in Inghilterra negli anni 60 e che ha il grosso pregio di aver collocato in una visione unitaria i più importanti contributi della meccanica delle terre. Questi contributi sono costituiti dal criterio di rottura introdotto da Coulomb nel 1773 ed è il criterio che discuteremo nel corso di questa lezione, dal principio degli sforzi efficaci che abbiamo discusso nel corso della terza lezione introdotto da Terzaghi e dal concetto di dilatanza che era stato introdotto da Reynolds nel 1885. Allora, ciò premesso, partiamo con la nostra lezione immaginando di simulare una prova di taglio. Supponiamo quindi di essere in presenza di un elemento di terra. Supponiamo che questo elemento di terra sia soggetto ad un'azione normale efficace N' e immaginiamo di incrementare l'azione di taglio T. Nel modello di Coulomb, supponiamo che la parte superiore possa scorrere rispetto alla parte inferiore senza spostamenti in direzione verticale, cioè gli spostamenti possono avvenire soltanto in direzione orizzontale. Quindi con questa assunzione, che ripeto, le facce del provino possono solo traslare l'una rispetto all'altro, il lavoro compiuto dalla forza di taglio T sarà data da T moltiplicato dx e questo è il lavoro che noi stiamo compiendo in questo momento sul nostro elemento di terra. Ora, per ricavare il criterio di rottura è necessario introdurre un'ipotesi sulla dissipazione di questo lavoro, cioè qual è il meccanismo in base al quale il lavoro compiuto sul provino viene dissipato. Bene, se introduciamo l'ipotesi che questo lavoro venga dissipato sotto forma di attrito, allora il lavoro compiuto sul provino T moltiplicato delta x dovrà risultare pari al lavoro che la forza di attrito compie nel corso dello spostamento piccolo delta x. La forza di attrito è per definizione pari all'azione normale n' per un coefficiente di attrito, che in questo momento esprimiamo in termini di tangente di un angolo di attrito, ma che sarebbe meglio chiamare angolo di resistenza al taglio. Quindi scriveremo n' tangente di φ' moltiplicato delta x.
quest'angolo di resistenza al taglio è affetto da un pedice CV, il cui significato apparirà chiaro man mano che andiamo avanti con il nostro discorso. Dividendo primo e secondo membro di questa espressione per n' delta x, ricaviamo il criterio di rottura di Coulomb, t su n' uguale a tangente di φ'. Se questo criterio lo esprimiamo in termini di componenti di sforzo, il criterio di rottura introdotto nel 1773 da Coulomb recita appunto che la condizione limite è espressa dal raggiungimento di un'azione di taglio corrispondente a questa tensione tangenziale T pari a sigma' per la tangente di φ'. Ora, considerata l'estrema rilevanza di questo criterio di rottura nella meccanica delle terre, cerchiamo di esplorare in dettaglio il significato appunto di questa relazione. Allora, immaginiamo di collocarci nel piano di Mohr, il piano individuato dalle due variabili sigma' componente normale, tau componente tangenziale. La relazione di Coulomb corrisponde in questo piano, da un punto di vista geometrico, a due rette, la cui pendenza appunto è individuata dall'angolo di resistenza al taglio φ'. Queste due rette inviluppano tutti gli stati fisici possibili in termini di stato di sforzo, cioè qualunque stato di sforzo che ricada all'interno di questa zona è uno stato fisico possibile. Viceversa, una combinazione di stato di sforzo che sia al di fuori di questo inviluppo di rottura non è fisicamente possibile, proprio perché non è compatibile con la resistenza del materiale. Ora, noi sappiamo dai corsi precedenti, soprattutto dal corso di Scienze delle Costruzioni, che lo stato di sforzo può essere rappresentato tramite un cerchio di Mohr e in particolare, supponiamo per esempio che questo cerchio di Mohr sia individuato dalle tensioni principali σ'1, σ'3, se il cerchio di Mohr risulta tangente all'inviluppo di rottura, vuol dire che lo stato di sforzo che noi stiamo esaminando in questo caso è uno stato di sforzo a rottura. Perché? Perché esiste sicuramente un piano sul quale le componenti di sforzo che sono rappresentate dalle coordinate del punto P sono tali da soddisfare il criterio di rottura di Coulomb. Se ora si osserva che la coordinata del centro del cerchio di Mohr è data da σ1 più σ3 diviso 2 e il raggio del cerchio è pari a σ1 meno σ3 diviso 2, sfruttando la relazione che esiste tra il cateto e l'ipotenusa di un triangolo, è possibile esprimere il criterio di rottura di Coulomb anche in termini di tensioni principali. Allora, questa scrittura ci dice sostanzialmente che la rottura avviene quando il rapporto tra la σ'1 e la σ'3 raggiunge un valore critico che è espresso da 1 più seno di φ' fratto 1 meno seno di φ'. Vi prego di tenere a mente questa relazione perché è una relazione che sfrutteremo diffusamente parlando del comportamento meccanico dei materiali sabbiosi. Data l'importanza di questo argomento, insisto, conviene approfondire ulteriormente il significato di questo criterio di rottura di Coulomb. Allora, proviamo a ragionare nei seguenti termini. Immaginiamo di applicare al nostro elemento un'azione normale N, immaginiamo di applicare un'azione di taglio T che è espressa da questo vettore che sull'immagine appare come un vettore in giallo OA, il vettore risultante di queste due azioni ha in questo momento una inclinazione rispetto alla verticale, una obliquità caratterizzata dall'angolo alfa.
Se a parità di n, mantenendo cioè n costante, noi incrementiamo ulteriormente lo sforzo di taglio, quindi passiamo dal vettore OA al vettore OB, aumenta l'obliquità del nostro vettore risultante. Questa obliquità potrà crescere fin tanto che non si raggiunge un valore critico che corrisponde appunto all'angolo di resistenza al taglio F'. Quindi il criterio di rottura di Coulomb non è altro che il criterio della massima obliquità. Vediamo questo concetto con un ulteriore esempio. Immaginiamo di avere un campione cilindrico soggetto ad un'azione assiale sigma primo, ad un'azione radiale sigma primo 3 e supponiamo che lo stato di sforzo all'interno di questo elemento sia uno stato di sforzo uniforme, per cui la tensione circonferenziale sigma teta risulta uguale alla tensione radiale sigma primo 3. In queste condizioni lo stato di sforzo del nostro elemento può essere rappresentato da un unico cerchio di Mohr. Per cui, riprendendo la rappresentazione nel piano di Mohr, questo stato di sforzo sarà rappresentato dal cerchio individuato dalle tensioni principali sigma primo 1 e sigma primo 3. Se questo stato di sforzo è uno stato di sforzo a rottura, per definizione questo cerchio risulta tangente all'inviluppo di rottura individuato dall'angolo di resistenza al taglio F'. Ora immaginiamo all'interno del nostro elementino una qualsiasi giacitura e poniamoci il problema di individuare lo stato di sforzo su questa giacitura. Bene, se sfruttiamo il concetto di origine dei piani, per definizione l'origine dei piani è rappresentata da un punto P che gode della seguente proprietà. Se dal punto P noi tracciamo una parallela alla giacitura che stiamo considerando, il punto di intersezione A ha coordinate che corrispondono alla componente normale sigma primo alfa e alla componente tangenziale tau con alfa, che sono le componenti di sforzo che agiscono appunto sulla giacitura che noi stiamo considerando in questo momento. Il vettore sforzo risultante è rappresentato dal vettore OA, che come si vede dalla figura ha in questo momento una obliquità decisamente inferiore all'angolo di resistenza al taglio. Se consideriamo un piano che sia inclinato di 45 gradi, lo stato di sforzo sarà rappresentato dal punto B. E si vede immediatamente dalla figura, come si può facilmente intuire, che questo è il piano sul quale agisce la massima tensione tangenziale, ma non è sicuramente il piano di rottura, perché lo stato di sforzo corrispondente al punto B non soddisfa il criterio di rottura di Coulomb. Se immaginiamo di considerare un ulteriore piano, e consideriamo quindi in particolare un piano che risulti passante in termini di giacitura per il punto di tangenza del nostro cerchio di Mohr all'inviluppo di rottura, in questo momento lo stato di sforzo del nostro elementino soddisfa il criterio di rottura. Ripetendo l'analogo discorso, il vettore sforzo è rappresentato in questo momento dal vettore OC e l'obliquità di questo vettore sforzo è in questo momento uguale all'angolo di resistenza al taglio. Quindi risulta dimostrato che il criterio di rottura di Coulomb è un criterio che corrisponde alla massima obliquità dello stato di sforzo ed è un concetto abbastanza importante questo da tenere a mente. Ora, con questi concetti proviamo ad interpretare il comportamento meccanico dei terreni sabbiosi. Innanzitutto faremo riferimento, parlando di prove sperimentali, a prove eseguite con un apparecchio che è noto come apparecchio triassiale.
In realtà i provini che vengono assoggettati a prova sono dei provini cilindrici, quindi si tratta di un'apparecchiatura che opera in condizioni assimmetriche, per cui il termine triassiale è un termine piuttosto convenzionale, perché non siamo in realtà in presenza di un vero stato triassiale, in quanto le tre tensioni principali non possono essere variate indipendentemente una dall'altra. Il provino è alloggiato in questa cella triassiale ed è protetto da una membrana di gomma. La presenza di questa membrana di gomma è necessaria perché la tensione di confinamento viene applicata dando pressione all'acqua che riempie la cella. Il carico assiale viene applicato attraverso un pistone e durante il processo deformativo è possibile misurare attraverso trasduttori locali oppure attraverso trasduttori di spostamento esterni le deformazioni verticali del provino. Alle deformazioni radiali si risale attraverso le deformazioni di volume che vengono misurate tramite il volume di acqua espulso dal provino nel corso della prova. Ora, nell'ambito di questa lezione noi ci occuperemo di materiali sabbiosi. Si tratta di materiali che sono caratterizzati da elevata permeabilità. Questo significa che l'eventuale sovrappressione interstiziale indotta dall'applicazione del carico si dissipa contestualmente all'applicazione del carico stesso. Per cui si può ritenere che nel corso della prova le tensioni efficaci siano sempre coincidenti con le tensioni totali. Quindi riassumiamo questo concetto dicendo che intendiamo per condizione drenata una condizione in cui in ogni punto di un volume di terra, ossia localmente, la variazione delle tensioni efficaci coincide con la variazione delle tensioni totali. Allora, utilizzando questa apparecchiatura, immaginiamo di aver sottoposto il nostro provino di sabbia ad una prova convenzionale di carico, una prova convenzionale che si esegue applicando dapprima la pressione in cella, quindi il nostro provino significa che sarà soggetto ad una tensione radiale σ'3, e poi incrementiamo il carico assiale σ'1 assiale. Allora, i risultati vengono riportati in un diagramma di questo tipo. L'asse delle ascisse rappresenta la deformazione assiale εz, sull'asse delle ordinate, diretto verso l'alto, viene riportato il rapporto tra gli sforzi principali, σ'1 diviso σ'3. Sono riportate qui due curve. La prima di queste curve, quella più in basso, si riferisce ad un campione di sabbia sciolta, poco addensato. La seconda curva si riferisce ad un campione di sabbia avente la stessa composizione, però in uno stato addensato. Quindi è diverso l'indice di vuoti di partenza di queste due prove. È significativo notare la differenza sostanziale che esiste tra queste due curve. Nel caso di una sabbia sciolta noi possiamo incrementare il valore del carico assiale e il provino tende asintoticamente ad una condizione limite, una condizione di rottura, che è rappresentata da una condizione di stazionarietà, raggiunta la quale praticamente non si ha più variazione dello stato di sforzo applicato all'elemento stesso. Nel caso invece di un campione di sabbia si ha una prima condizione che corrisponde ad una condizione di picco, seguita da una condizione di instabilità meccanica per cui il materiale si porta a grandi deformazioni verso la stessa condizione stazionaria vista per il materiale sciolto.
Per interpretare correttamente queste prove non è sufficiente ragionare soltanto in termini di curva sforzi-deformazioni. È necessario anche riportare l'andamento delle variazioni di volume in funzione delle deformazioni assiali. Allora, in questo caso si vede che nel caso di una sabbia molto addensata si hanno pronunciate variazioni di volume che corrispondono ad un aumento di volume del provino. Ossia il provino, per raggiungere le condizioni di rottura, deve inizialmente dilatarsi, aumentare di volume, fino a quando poi raggiunge la condizione di stazionarietà che è caratterizzata da variazioni di volume nulla. Nel caso invece di un materiale relativamente sciolto, queste variazioni di volume sono decisamente più modeste e tendono ad annullarsi quando si raggiunge questa condizione ultima. Questa condizione stazionaria che si raggiunge a grandi deformazioni nella letteratura geotecnica è indicata come condizione di stato critico, che ripeto è una condizione di stazionarietà raggiunta alla quale non si hanno più variazioni di volume e non si hanno più variazioni dello stato di sforzo applicato al nostro provino. Ora, per interpretare e per costruire un modello concettuale di queste prove, rifacciamoci a un modello introdotto da Taylor nel 1948. Riprendiamo il nostro elementino, immaginiamo l'elementino soggetto ad un'azione normale N', incrementiamo lo sforzo di taglio per portare il provino a rottura, e immaginiamo, in accordo con l'evidenza sperimentale, che questa volta durante la deformazione il provino cambi di volume, quindi si abbia un aumento dell'altezza del provino pari a delta y a mano che avviene uno spostamento relativo pari a delta x. Allora, se riportiamo in un diagramma l'andamento dell'azione di taglio in funzione degli incrementi di spostamenti delta x in direzione orizzontale, notiamo che la nostra curva sforzi e deformazioni è caratterizzata da una condizione di picco, superata la quale si ha una fase di decadimento fino al raggiungimento di una fase stazionaria individuata dal punto B. Se associamo a questa curva l'andamento delle variazioni di volume del provino, che corrispondono alle variazioni di altezza delta y in funzione di delta x, noi abbiamo una prima fase durante la quale il provino tende a contrarsi. Superata questa fase si ha una fase di dilatazione del provino e poi il raggiungimento di una fase stazionaria caratterizzata dall'assenza di volume. È significativo notare che il valore di picco raggiunto nel corso di questo processo deformativo corrisponde all'istante in cui si ha la massima variazione di volume del provino. A questa velocità di variazione di volume si dà il nome di dilatanza. Viceversa, la condizione di stato critico o di stato ultimo corrisponde all'istante in cui la dilatanza è praticamente nulla, non si hanno più variazioni di volume. Allora, tenendo bene in mente queste evidenze sperimentali e la schematizzazione di queste evidenze che abbiamo tracciato, ripetiamo il discorso che abbiamo fatto per ricavare il criterio di rottura di Coulomb. Allora, il lavoro compiuto sul provino questa volta è dato dal prodotto dell'azione di taglio per delta x meno n' per delta y. Questa volta anche l'azione normale compie lavoro in quanto si hanno spostamenti verso l'alto. Se al solito supponiamo che questo lavoro sia dissipato in attrito interno, scriveremo che t per dx meno n' delta y deve essere uguale alla forza di attrito
mu n primo, mu è il nostro coefficiente di attrito, moltiplicato delta x. Se al solito immaginiamo di dividere questa espressione per la quantità n primo delta x, quindi dividiamo primo e secondo membro per n primo delta x, si perviene alla seguente relazione, che l'obliquità t diviso n primo è data da mu più delta y su delta x. Ossia, questa volta la condizione critica che noi possiamo raggiungere non è più governata soltanto dall'attrito interno del materiale, ma interviene un secondo contributo, un contributo molto importante, che è la dilatanza del materiale. Le condizioni di picco, tenendo presente la relazione che abbiamo ricavato, corrispondono alla configurazione per la quale risulta massima il contributo della dilatanza. Quindi noi avremo che il massimo valore di t su n' sarà dato dal nostro coefficiente di attrito, che abbiamo indicato come tangente di f' cv, più l'aliquota, il contributo dovuto alla dilatanza. Quando questa dilatanza è massima, risulta massimo il valore della nostra obliquità. Si capisce a questo punto perché a questo angolo di resistenza al taglio abbiamo attribuito il pedice CV, perché nel momento in cui la dilatanza è nulla, cioè non si hanno variazioni di volume, quindi ci troviamo in corrispondenza di una situazione di stato critico, il rapporto t su n' diventa uguale alla tangente dell'angolo a volume costante. Quindi questo pedice CV sottolinea il fatto che questa condizione critica, questa condizione di stazionarità, è caratterizzata da assenze di variazioni di volume. A quest'angolo si dà il nome di angolo a volume costante o angolo di stato critico, quindi si tratta di sinonimi. Comunque la dizione angolo a volume costante è stato introdotto proprio per sottolineare la circostanza che siamo in presenza di assenza di contributo dovuto alla dilatanza. Se approfondiamo ulteriormente il comportamento meccanico del nostro elemento di sabbia, eseguendo ulteriori prove, tenendo questa volta costante l'indice dei vuoti iniziale e aumentando invece la tensione radiale sigma' 3, si nota una cosa altrettanto importante, e cioè che la condizione di picco risulta profondamente influenzata dal livello tensionale applicato al provino. E in particolare, man mano che aumenta il livello tensionale, per esempio nel caso della prima curva noi abbiamo un valore di sigma' 3 pari a 50 kPa, questo valore viene incrementato nel caso della seconda curva a 400 kPa, poi passiamo a 600 kPa. Bene, le condizioni di picco tendono a diminuire man mano che aumenta questo livello tensionale. A grandi deformazioni il rapporto tra le tensioni principali tende a rimanere lo stesso. Analizzando il comportamento del materiale in termini di variazioni di volume in funzione della deformazione assiale del provino, si nota che questa diminuzione della resistenza di picco è sostanzialmente imputabile ad una diminuzione del contributo della dilatanza che si verifica man mano che si aumenta il livello tensionale. La condizione di picco corrisponde alla massima variazione di volume, quindi il massimo valore che la tangente alla nostra curva può assumere, e si vede che questa tangente, il valore di questa tangente si riduce man mano che aumenta il livello tensionale applicato al provino. Questo fatto può essere messo in evidenza se noi immaginiamo di riportare il valore della dilatanza in funzione della densità relativa del materiale e in funzione del livello di sforzo raggiunto
sul piano di rottura all'istante di rottura. Bene, come si può notare da questi risultati sperimentali, la dilatanza tende ad aumentare a mano che aumenta lo stato di addensamento del materiale, ma la sua influenza diminuisce man mano che aumenta lo stato di sforzo. Ad esempio, a parità di densità relativa, se noi aumentiamo il livello tensionale, si riduce progressivamente il contributo dovuto alla dilatanza. Riprendendo le curve sperimentali che abbiamo appena commentato, allora, dando uno sguardo a queste curve sperimentali, è importante osservare ancora una cosa. Come abbiamo detto nella parte introduttiva, il rapporto σ'1 su σ'3 corrisponde nella condizione di picco ad un valore critico che caratterizza un ben preciso valore dell'angolo di resistenza al taglio, che è il valore di picco dell'angolo di resistenza al taglio. Se aumenta il livello tensionale, questo valore di picco tende progressivamente a ridursi. Se noi immaginiamo a questo punto di interpretare in maniera alquanto convenzionale il risultato di una prova di taglio, se la prova è eseguita a bassi livelli tensionali, in virtù di tutto quanto abbiamo detto finora, a questi bassi livelli tensionali corrisponde un inviluppo di rottura che è caratterizzato da un elevato valore dell'angolo di resistenza al taglio, per cui partendo dal punto A la rottura si colloca su questo inviluppo. A mano che aumenta però il livello tensionale, l'angolo di picco tende a ridursi, quindi il punto a rottura in realtà appartiene ad un inviluppo che è caratterizzato da una pendenza decisamente minore, e lo stesso dicasi se noi siamo a valori tensionali alquanto elevati. Se prescindessimo dalla distinzione dei vari contributi che determinano la condizione di picco e quindi ci limitassimo a interpretare i risultati di queste prove di taglio prendendo semplicemente i punti a rottura, l'inviluppo di rottura che troveremmo è necessariamente quindi un inviluppo di rottura curvilineo, proprio perché il valore dell'angolo secante che di volta in volta noi stiamo considerando tende a ridursi all'aumentare del livello tensionale. Come esempio, questa immagine riproduce le condizioni di picco di tutte le prove sperimentali che abbiamo analizzato precedentemente, quindi questi sono i vari valori, e l'inviluppo di rottura che ne deriva è un inviluppo di rottura curvilineo. Quali sono le conseguenze che possiamo trarre da un'analisi di questo tipo? Bene, le conseguenze sono molteplici. Innanzitutto, su un piano puramente concettuale, il primo concetto da acquisire è che il valore di picco dell'angolo di resistenza al taglio non è una proprietà. Non è una proprietà perché abbiamo visto è un qualcosa che dipende dal livello tensionale, dallo stato di addensamento del materiale, quindi si tratta di un parametro che dipende dalle condizioni di stato. Il secondo importante concetto da acquisire è che la dilatanza gioca un ruolo fondamentale. La densità relativa da sola non è un parametro che possa esprimere il comportamento del materiale in maniera conclusiva. Alla densità relativa va associato sempre il livello di sforzo che noi stiamo considerando. Densità relativa e stato di sforzo condizionano la dilatanza del materiale. L'essenza della teoria dello stato critico sta proprio nell'aver riconosciuto questo ruolo importantissimo della dilatanza e sta nell'aver sottolineato il ruolo paritetico
che le variazioni di volume e le tensioni efficaci giocano nel determinare la risposta del nostro elemento di volume, il comportamento meccanico delle terre. Passiamo ora a vedere quali sono le implicazioni ingegneristiche delle conclusioni che abbiamo tratto e vediamolo con un esempio. Immaginiamo di avere un'opera di sostegno, supponiamo che a ridosso di quest'opera di sostegno si formi una superficie di scivolamento e immaginiamo un elementino di terreno appartenente a questa superficie di scivolamento. Lo stato tensionale di questo elementino è, in termini di ordini di grandezza, pari allo stato tensionale litostatico. Ed è ben diverso dallo stato tensionale che si verifica all'istante di rottura lungo una potenziale superficie di scivolamento che si sviluppa al di sotto della punta di un palo di fondazione. Ne consegue che i valori di picco da attribuire ai due elementini saranno profondamente diversi, anche se si tratta dello stesso tipo di materiale, se si tratta dello stesso tipo di sabbia. Ma non è sufficiente comunque nelle applicazioni pratiche tener conto soltanto del livello tensionale. Nella maggior parte dei problemi al contorno, nella totalità potremmo dire dei problemi al contorno di interesse ingegneristico, la rottura tende in generale a innescarsi in un punto e poi a propagarsi successivamente. Allora, ad esempio, se immaginiamo di essere in presenza di uno scavo, la rottura tende ad innescarsi in corrispondenza del piede di questo scavo e se noi consideriamo il comportamento di questo elementino, il comportamento sarà governato da una legge sforzi deformazioni, ad esempio di tipo rammollente, e nel momento in cui raggiungiamo la condizione di rottura abbiamo raggiunto in corrispondenza di questo elementino una condizione di picco. Se il fenomeno tende a propagarsi e quindi si hanno progressive deformazioni, prendendo in considerazione un elementino B, nel corso di questa propagazione sarà l'elementino B a raggiungere le condizioni di picco, come si vede in questa seconda curva sforzi e deformazioni. Ma poiché le deformazioni stanno procedendo, in corrispondenza dell'elementino A noi avremo adesso una condizione che non corrisponde più ad una condizione di picco, bensì ad una condizione post-picco. Quando la superficie di rottura si è interamente sviluppata, se prendiamo in esame le condizioni di sforzo e di deformazione dell'elementino C, noi avremo raggiunto in questo punto le condizioni di picco, ma con il procedere delle deformazioni, sia per l'elementino A sia per l'elementino B, saremo andati ben oltre le condizioni di picco, per cui ci troveremo per esempio in corrispondenza dell'elementino A in condizioni che sono prossime alle condizioni di stato critico, invece per l'elementino B saremo in condizioni che sono condizioni di post-picco. La conclusione importante alla quale si giunge da un'analisi di questo tipo è che l'angolo di resistenza di picco non è mai un parametro che possa caratterizzare il comportamento del materiale lungo un'intera superficie di scivolamento, proprio perché la resistenza che operativamente viene mobilitata lungo questa superficie, come si vede da quest'ultimo esempio, è una resistenza che è sempre intermedia tra le condizioni di picco e le condizioni residue. Processo che noi abbiamo appena descritto prende il nome di rottura progressiva proprio per sottolineare questo carattere di innesco in un punto e di progressione che la rottura stessa acquisisce. E, come voi potete immaginare, si tratta di un argomento alquanto complesso,
che in ogni caso è bene tenere a mente perché, ripeto ancora una volta, da un punto di vista applicativo queste argomentazioni risultano di particolare utilità, risultano di guida nella scelta dei parametri di resistenza al taglio. La conclusione generale alla quale noi siamo raggiunti è la seguente. Il valore di stato critico rappresenta un valore cautelativo perché rappresenta il minimo valore dell'angolo di resistenza al taglio che può essere raggiunto in un processo di rottura. Tenendo presente questo carattere di rottura progressiva, il valore dell'angolo di resistenza al taglio disponibile operativamente per un'analisi di stabilità non coincide mai con il valore di picco, ma è un valore che compete sempre ad una condizione intermedia tra la condizione di picco e la condizione ultima di stato critico. Fermiamoci con queste considerazioni e vedremo come approfondire questo discorso sulla resistenza al taglio parlando nella prossima lezione del comportamento meccanico delle argille tenere.